Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Ringrazio subito il professor Fuggetta che è qui con noi per questo incontro che è, un momento per valutare insieme con il professor Fuggetta la forza dei cambiamenti che il digitale ha portato un po' alla volta e i confini che sta per abbattere nella nostra vita quotidiana e ciò che può portare in futuro. Naturalmente, quando affrontiamo un tema del genere, cittadini ai tempi di internet, con questo titolo ci giochiamo contemporaneamente tante partite. L'essere cittadini già è una questione di difficile definizione ai tempi d'oggi per molti motivi. Esserlo poi ai tempi di internet, con ciò che internet è adesso nella nostra vita, chiaramente è un ulteriore passaggio importante, perché l'essere cittadini fin dai tempi, insomma, antichi in cui l'uomo è riuscito a fare e a costruire in qualche modo comunità, è sempre stato una delle sue, come dire, delle sue funzioni più rilevanti, forse talora neppure ben colte fino in fondo da ciascun soggetto. E proprio in un'epoca così particolare, dove già la cittadinanza si è modificata nel corso di questi decenni, di fronte al digitale e alle tecnologie, sta subendo una straordinaria trasformazione e rivoluzione. Una delle questioni fondamentali, peraltro, è che ci confronteremo, o ci stiamo già confrontando e ci confronteremo presto anche, ancora di più, tra ovviamente quello che si usa dire nativi digitali e non nativi digitali, quindi un'epoca molto particolare di confronto, soprattutto per quanto riguarda i nostri giovani e la capacità che c'è tra generazioni di incontrarsi, educarsi, reciprocamente credo educarsi, e talora, ahimè, anche scontrarsi. Allora io con il professor Fuggetta, che chi è qui ed è iscritto sa chi è, ma è comunque professore ordinario di informatica al Politecnico di Milano, nonché amministratore delegato del CEFRIEL, giusto, CEFRIEL, così si dice, perfetto, di cui è stato anche direttore scientifico. Con lui che ha seguito passo passo l'informatica, l'elettronica, l'innovazione, le imprese nell'innovazione, l'amministrazione pubblica nell'innovazione, certamente con lui possiamo parlare a tutto tondo di tutto quanto, amministrazione pubblica, le generazioni che cambiano, il digitale che da prima è in grandi scatole in luoghi giganteschi molti anni fa, poi diventa un personal computer, poi dopo diventa che ce l'abbiamo in tasca perché abbiamo i social che ci notificano continuamente qualcosa che accade. In tutto questo c'è una trasformazione inevitabilmente anche nostra, soprattutto con una grande accelerazione negli ultimi anni. E su questo, con il professor Fuggetta che ha seguito tutto, credo anche un po' kantianamente, cioè cercando di vedere anche che cosa, dove c'erano dei limiti via via nel tempo e come si dovessero ordinare in qualche modo, io chiedo subito di parlare dei giovani e di come è possibile e quanto è possibile educarci, educare i giovani al digitale, e quanto sia possibile farlo anche reciprocamente fra generazioni. Professore. Sì, grazie per l'invito. Ovviamente questi temi sono particolarmente complessi e delicati, quindi io provo a dare qualche così, suggestione, idea, parte un po' dalle mie esperienze. Il rapporto tra digitale e giovani è complesso perché soprattutto in questi tempi tendiamo a banalizzarne un pochettino le caratteristiche. Facendo proprio quello che è un pochettino l'attitudine del tempo, estremizzando sempre, no, su polarizzazioni che sono sterili, che non ci portano da nessuna parte. D'altra
Da un lato diciamo il digitale è una cosa critica, pericolosa, ci crea problemi, ci cambia la vita, saremmo stati meglio senza. Dall'altro pensiamo che siccome un giovane è nato col telefono in mano, a quel punto ha già assaggia tutto, no? Allora credo che qui bisogna cercare di mettere un po' di puntini su lei, come si usa dire. C'è un aspetto dell'educazione al digitale che è l'aspetto all'utilizzo degli strumenti, tutto ciò che ha a che fare con l'utilizzo degli strumenti. Quindi tutti quanti noi, chi più chi meno, dobbiamo saper usare questi strumenti ed è indubbio che i giovani, essendo nati in un'epoca dove questi strumenti sono appunto parte della nostra esperienza quotidiana, e quindi è chiaro che loro sono più abituati, sono nativamente portati ad utilizzarli. Per molti di noi, io ci ho un po' vissuto, ovviamente li ho visti nascere perché era il mio mestiere, per altri sono cose che sono arrivate un po' già a metà della nostra esistenza, per loro no, no? È come dire, oggi noi non siamo abituati a pensare che si possa condurre un calesse di cavalli, è fuori dalla nostra idea, sappiamo tutti che si usano le auto, le biciclette o questi mezzi di trasporto. Però il fatto che loro siano nati e siano nativi con queste tecnologie non vuol dire che sono già capaci di usarli in maniera appropriata. È come dire, uno che è nato e che vede girare le macchine non è che è automaticamente un bravo autista. Cioè, sa che esistono le auto, magari sa anche che esiste il cambio, però un bravo autista è un'altra cosa. È uno che sa condurre in maniera, a parte dal punto di vista della guida, sa guidare, ma anche in maniera responsabile, sa che ci sono delle regole, ci sono delle cose che bisogna sapere, sa che un certo tipo di stile di guida è accettabile e un altro no. Allora, il nativo digitale è uno che sicuramente sa già usare gli strumenti, è abile nella pratica, ma da qua a dire che è consapevole, credo che ne abbia parlato ieri Luca Attias, è consapevole dell'utilizzo, delle implicazioni, delle responsabilità e delle implicazioni che derivano appunto dall'utilizzo del digitale, ce ne passa. E quindi dobbiamo, così come adesso uso questo paragone, così dobbiamo andare a scuola guida a imparare le regole e anche i concetti che ci permettono di usare bene la macchina, per esempio il freno motore, il cambio, no, che io uso per fare freno motore, così dobbiamo essere educati a usare il digitale in maniera consapevole. Facciamo un esempio. È vero che su Google trovo tutto, ma io devo saper valutare le fonti. Devo sapere riconoscere quando una fonte è seria, è affidabile o comunque devo essere in grado di fare delle verifiche di controprova per dire ho letto questa cosa, è vera o non è vera. Quando andavo alle scuole medie e al liceo facevamo le ricerche sui 15, oggi le facciamo su Google. Non è che basta mettere una parola chiave, schiacciare enter e ho scritto la ricerca. Devo andare, anzi, mentre prima tutto sommato leggevo i 15 e quella era la mia fonte, oggi devo sapermi districare in una miriade di fonti e di sorgenti informative che mettono alla prova la mia capacità critica. Quindi noi dobbiamo stare attenti a non confondere l'abilità pratica nell'uso degli strumenti, la semplicità con cui adesso accediamo, con un uso consapevole. Dicevo prima a una giornalista con cui chiacchieravo pochi minuti fa, che per certi versi una persona anziana è più matura. Magari in un primo momento non è così capace di usare gli strumenti, ma una volta che si impratichisce, per certi versi ha più strumenti culturali per utilizzare il digitale, perché ha più senso critico, ha più capacità di analisi. Quindi è questo gap che dobbiamo colmare, quello tra la facilità e l'immediatezza d'uso e un uso responsabile e consapevole di strumenti così potenti. Faccio una domanda che forse va un po' oltre anche quella che è stata la sua risposta, perché mi interroga parecchio recentemente. Quando dice loro sono giovani e certamente non sono educati, chi è più anziano tendenzialmente, pur non essendo nativo, ha un impianto, no? Eccetera. Però di fronte a questa trasformazione gigantesca degli ultimi anni, c'è chi viene travolto anche di quelli un po' anziani e che sanno usare forse la capacità di sceverare, distinguere all'interno di tutte le fonti di Google e così via, è più difficile a volte quasi per degli adulti che erano abituati ad avere delle griglie semplici che passavano da Rai 1, Rai 2, spingendo così con un dito, e adesso invece si ritrovano di tutto dentro.
È qui che mi interrogo, no? Tante volte sulla capacità delle generazioni di riuscire a trovare... Come si fa ad educare i giovani se magari, se io dico, poi lei magari mi darà delle parole prospettive di ottimismo invece e di speranza, se anche invece chi dovrebbe educare è in una fase in cui avrebbe bisogno di qualche educatore? Ma che tutta la società sia soggetta a questo cambiamento è indubbio, quindi tutti quanti siamo messi in gioco. Quello che vuole, quindi, vale per me, io passo un paio d'ore al giorno a studiare, quindi io ho 62 anni e penso, spero di non finire mai di studiare, quindi non c'è nessuno che è arrivato, non c'è nessuno che ha imparato, come si usava dire una volta, siamo tutti un po', come dire, alla ricerca della strada giusta su cui muoverci. Credo che per affrontare bene questo percorso, giovani, anziani, tutti quanti insieme, dobbiamo essere consapevoli di quali sono gli snodi. Lo snodo è che per usare uno strumento così potente abbiamo bisogno di sviluppare capacità critica, cultura di base, capacità cognitive, perché è uno strumento così impegnativo che sfida la nostra maturità. Ora, magari anche negli anziani, nelle persone di mezza età, c'è bisogno di sviluppare questa maturità, perché non è che tutti quanti siamo perfetti, per l'amor del cielo. Quello semplicemente che cercavo di dire è che non è vero che siccome uno è nativo ha già risolto il problema, e non è detto che siccome uno è vecchio, allora per definizione è tagliato fuori. In realtà è una sfida che c'è un bellissimo libro che cito nel mio libro, che è di Michel Serre, dove dice che siamo tutti coinvolti in questo processo, chi più chi meno, e tutti quanti dobbiamo darci un po' la mano per andare avanti. Dobbiamo però essere consapevoli appunto dei vari aspetti del problema, non c'è soltanto la manualità, la praticità, no? Lo skill dell'uso immediato, c'è molto di più ed è molto più importante. Questo è ciò che tutti quanti, ciascuno per la sua parte, in base alla sua storia, deve essere in grado di gestire in maniera seria e approfondita. Ecco, restando ancora appunto sui giovani, allora, qual è il tipo di educazione e preparazione che lei, professore, consiglierebbe in prospettiva? Cioè, come ci si deve preparare? Come si devono preparare i giovani? Che il loro futuro è di essere, appunto, da quello che capisco io, non basta, come dire, avere queste soft skills, queste capacità, insomma, però è importante, non che non serva, sì, sì. Anzi, ma come ci si dovrebbe costruire un po' un percorso educativo, almeno a larghi... Provo a proporvi due o tre passaggi. Il primo passaggio è sul tema hard skill, soft skill, perché se ne parla molto. E poi parliamo magari del coding, che sì, è l'altro tema, secondo me, sono le parole che sentiamo sempre ripetere, sulle quali vale la pena riflettere. Oggi si dice molto che servono i soft skill, e questo è indubbio. I soft skill sono che cosa? Tutte quelle caratteristiche trasversali che ci permettono di lavorare e operare bene in gruppo, in rapporto con le altre persone, la capacità di risolvere i problemi, di dialogare, di interagire, di lavorare insieme. Questo è vitale, soprattutto perché un altro tema di cui si parla tanto è la multidisciplinarietà, e la multidisciplinarietà non si costruisce in una singola persona. Io non credo a quei professionisti che sanno poco di tutto. Cioè Leonardo è impossibile oggi, in sostanza. Leonardo da Vinci è impossibile oggi. Sì, poi Leonardo è sempre possibile, ecco, però ne abbiamo avuto uno, non so quando ci sarà il prossimo. Il punto vero è che oggi la multidisciplinarità si ha nei team. Noi abbiamo fatto per esempio progetti come l'airbag di Dainese. Io avevo 10 ingegneri, l'elettronico, che parlava con l'informatico, che parlava col telecomunicazionista, che parlava con l'industrial designer, tutti insieme portando delle competenze forti. E di certo servono poi gli soft skill, perché i soft skill li fanno incontrare, ma sono incontro di personalità forti, non di tuttologi che sanno poco di tutto o poco di niente alla fine. Allora, il primo tema è, a me piace molto l'immagine, che non è mia, ma è da tanti anni che si ripete nel mondo dell'educazione, delle persone fatte a T, che vuol dire che le persone devono avere una forte professionalità, una caratterizzazione. Tra l'altro noi viviamo in tempi in cui ci sono problemi sempre più complessi e bisogna essere capaci di approfondirli. Quindi se io devo mettere un sensore dentro una macchina per biomedicale e voglio un elettronico che mi sappia scegliere il sensore giusto, che non produce troppe radiazioni, che faccia esattamente ciò che è richiesto. E voglio l'elettronico più bravo,
Certo, quello elettronico poi dovrà parlare con tutti gli altri professionisti che insieme con lui progetteranno l'auto e quindi serve la barra orizzontale dei soft skill. Ecco, però pensare che c'è soltanto la barra orizzontale e sotto non c'è la barra verticale non ci porta da nessuna parte. I soft skill, diceva ieri una collega, Chiara Morelli, dell'Università del Piemonte Orientale, come se fossero una cornice da mettere attorno al quadro. E mi sembra una bella immagine. Se non abbiamo il quadro, la cornice serve a poco. Se non abbiamo la barra verticale, quella orizzontale serve a poco. Quindi abbiamo bisogno di professionisti, che tra l'altro non sono mai arrivati in fondo. Cioè, io insegno informatica a studenti che hanno 19 anni. Si laureeranno a 23, lavoreranno fino a 65. Cosa sarà l'informatica fra 40 anni? Ma non fra 40, fra 20, fra 10, fra 5. Allora dobbiamo essere capaci di formare persone che hanno delle forti competenze di base e una grandissima capacità di imparare a imparare. Questo, se posso permettermi, parte, sì. Questo è un primo punto. Secondo punto, secondo me essenziale, è il tema del coding, perché se ne parla tantissimo, no? Io insomma, faccio coding, insegno programmazione al primo anno di ingegneria. Quindi adesso lo faccio a livello di studi di ingegneria, ma alla fine è programmazione, coding. Ho studenti, il 70% dei quali non hanno mai visto un programma, non hanno mai usato, non hanno mai fatto programmazione, anzi forse anche di più, 80%. Risolviamo la questione del digitale dicendo da un lato che i ragazzi sono già nativi perché tanto lo usano da 5 anni in poi e poi fanno 2 ore di coding a scuola? Assolutamente no. E su questo credo bisogna essere, almeno, ovviamente dico la mia opinione, dobbiamo essere molto chiari. Io insegno coding, è indubbio che sia utile, no? Perché sapere come si programma un calcolatore, quindi la logica attraverso la quale funziona il calcolatore, è sicuramente utile. Ma il problema è che tutta l'attività educativa deve cambiare. Così come mio papà e mia mamma stavano seduti di fianco a me quando guardavo la televisione, e ogni tanto giravano il canale o mi dicevano guarda così cos'è e mi aiutavano a capire o mi portavano all'oratorio e così via. Oggi dobbiamo accompagnare in famiglia i nostri ragazzi nell'uso degli strumenti digitali, no? Nell'insegnargli per esempio cosa vuol dire avere un'identità, no? Dare dei dati, riceverli, così come mia mamma e mio papà mi spiegavano le buone regole per vivere in società 50 anni fa, 60 anni fa. Ma penso a come appunto facevo io una ricerca di storia. Una volta la ricerca di storia si faceva andando in biblioteca. A un certo punto mio papà mi comprò la Gazzantina, che però c'aveva poca roba, quindi non era molto utile per fare la ricerca. Dovevo andare in biblioteca, guardavo la I15, la Treccani, e oggi non è più così. Allora un insegnante di storia può dire insegno la storia, ma non spiego come si ricercano le fonti su internet. Cambia il modo con cui si fa la ricerca di storia, in cui si studia. La mia maestra elementare, mi ricordo, mi faceva fare i problemi di aritmetica dicendo descrizione del problema, dati di ingresso, procedimento, svolgimento, risultati. E si faceva su carta, bisognava scrivere così, non so chi è vecchio a sufficienza per ricordarselo. Ma quello è un algoritmo. Cioè, oggi diremmo quello è un algoritmo. Allora l'aritmetica come cambia, come la insegniamo? Allora, non si tratta di dire ci sono tutte le materie vecchie e poi ci appiccichiamo 2 ore di coding. Dobbiamo ripensare il processo formativo completamente. Perché? Perché il digitale entra in tutti i passaggi del nostro processo educativo e formativo. Per cui anche qui troppo spesso sentiamo delle semplificazioni, no? Facciamo il coding, abbiamo risolto niente. Dobbiamo ripensare a tutti i livelli il modo attraverso il quale educhiamo e formiamo e viviamo insieme ai nostri giovani il loro avvicinarsi al digitale. Ecco, lei proprio nel rispondere è entrato un po' in una delle domande che stavo per fare, suggestionato anche da quello che stava dicendo, io pensavo proprio, ma è necessario riuscire a vedere anche qualcosa di quello che saremo, no? E quindi di quello che saremo con ciò che sta cambiando a livello tecnologico, per riuscire anche un pochino di più forse a educare. Allora stavo pensando al suo percorso e mi domandavo, ma lei 20 anni fa, quando stava lavorando a ste cose, ci pensava che un giorno saremmo stati tutti, cioè gli sembrava
sicuro di vedere che un giorno saremo stati tutti di fronte a un cellulare, magari in casa in quattro, ciascuno per i cavoli suoi. Le veniva questa immagine, le veniva in mente, o che cos'altro pensava 20 anni fa che sarebbe accaduto? Perché forse le dava, come dire, le dava un segnale di cosa fare, no? Allora, io quando sento i futurologi che ti spiegano il futuro, penso, guardate, che di Steve Jobs ce ne sono stati uno, due e pochi altri, tutti gli altri brancolano nel buio, poi dicono a posteriori, ah, beh, sì, l'avevo detto. Allora, alcune cose si vedevano. Allora, io tra l'altro ho fatto tante di quelle stupidaggini, quindi mi ricordo, nell'88 venivo da un'azienda privata, avevo 30 anni, e andai a lavorare al CEFRI, ero giovane ricercatore, e venne da me il nostro responsabile di supporto, che ancora lavora con me, e mi disse, Alfonso, vuoi la posta elettronica? Cos'è la posta elettronica? Ma abbiamo già il fax, cosa ce ne facciamo? Dice, ma no, è una cosa nuova, provala. Dico, oh beh, mo quasi... Nel 94 venne da me uno e dice, vuoi provare Mosaic? Dico, oh signor, se l'è sta roba che abbiamo già detto abbastanza, adesso sto Mosaic, perché non so se tutti sanno, Mosaic è quello da cui è nato Netscape, da cui è nato Explorer, quindi il primo strumento per accedere al web. Quindi tante cose, sono pochi quelli che sono veramente visionari e che sanno realmente vedere, no? Steve Jobs era uno, ma non tutti sono così. Sicuramente si vede che ci sono una miriade di possibilità ancora da esplorare. Poi dire esattamente dove si andrà a parare è difficile, ci sono delle ipotesi, se ne parla, ci sono tante cose che stanno già accadendo. Io su queste cose cerco sempre di essere un po', come dire, no, non prudente, ma umile. Cioè dire da subito sappiamo già quel che succederà, no. Sicuramente le possibilità sono straordinarie, perché se ci pensate, non è mai accaduto nella storia dell'uomo quello che sta accadendo oggi. Cioè noi abbiamo la possibilità di rappresentare qualunque informazione in digitale. E guardate che qualunque vuol dire qualunque. Uno ci dice, ma qualunque informazione può... Sì. Ieri ho fatto lezione agli studenti, seconda lezione, gli ho fatto esattamente questa domanda. C'è qualche informazione che non possiamo digitalizzare? Uno studente mi ha detto, gli odori, falso. Ci sono i nasi elettronici. Raccontavo che io sono stato operato con chirurgia robotica e col joystick siamo in grado di trasmettere il tocco del chirurgo. C'è qualcosa di più sensibile del tocco del chirurgo? Lo possiamo trasmettere. Allora, qualunque cosa può essere, qualunque segnale, informazione può essere digitalizzato. Abbiamo la possibilità di mettere elementi di elaborazione dati e memoria potente a piacere, grandi a piacere, ovunque. E qualunque di questi oggetti, qualunque sia il punto del nostro pianeta, può essere interconnesso a internet, anche in mezzo al Pacifico. Se ho una connessione satellitare, sono interconnesso. È una cosa strepitosa, strepitosa. Ha una potenza messa a nostra disposizione che non c'è mai stata nella storia, per quel che capisco io. Infatti non abbiamo ancora compreso tutto ciò che potremmo fare. Credo che uno dei grandi elementi che dobbiamo aver presente è che noi vediamo di tutto questo sempre soltanto i rischi. Perché? Perché di fronte a ciò che non capiamo fino in fondo abbiamo umanamente paura. Ma pensiamo alle cose straordinarie che si possono fare con tutto questo, che già facciamo. La medicina, le cose che oggi sono possibili grazie alle tecnologie digitali sono straordinarie, sia nella cura, ma per esempio in tutta l'attività di studio sui nuovi medicinali. E quindi bisogna avere l'umiltà di non sapere già tutto e la curiosità di andare a provare di tutto, perché effettivamente ci sono delle opportunità che chissà, magari qualche nostro nuovo nativo digitale saprà scoprire, che oggi non abbiamo ancora in mente. Ecco, una forma in cui si costruisce anche una cittadinanza a volte è proprio quando si vedono dei rischi e ci si mette magari assieme per chiedere informazioni e resistere magari a qualcosa. L'abbiamo visto con le antenne. Entriamo in un'altra questione, le antenne dei telefoni, adesso si sta ripresentando con la questione insorgente di 5G, che è una cosa poi che riguarderà tutti quanti noi, perché comunque riguarderà i cellulari, eccetera,
e potrebbe arrivare anche ad avere a che fare con Internet delle cose. Ecco, professore, cosa ci può dire su questo piano in prospettiva, anche in base al tema cittadini ai tempi di Internet e di 5G? Allora, qui ci sono alcune questioni. La prima questione è la paura, perché adesso si è diffusa la voce, che il 5G faccia male. Non è il mio mestiere, io non me ne occupo, sono ignorante in materia, però ne ho parlato con chi fa anche gli studi su queste cose, per certi versi uno deve anche fidarsi, perché cioè, non è che tutti sono banditi a sto mondo, no? Che pur di venderti la connessione 5G ti fanno ammalare. Magari qualcuno sì, ma insomma siamo tutti papà, genitori, no? Fratelli, e quindi non è che siamo tutti pazzi. Sono stati fatti degli studi, si vede che la potenza irradiata non è forte, è piccola, e che quindi non ci sono rischi per la salute, perlomeno. Poi, cioè, appena si esce di casa c'è qualche rischio, no? Usare la macchina è rischiosissimo, le polveri sottili sono rischiosissime, quindi nulla che sia legato all'attività umana è esente da rischi, però per quello che leggo io, vedo, sento dai colleghi che si occupano di queste cose, questa paura che si è suscitata, che è nata sul 5G, non ha ragione di esistere, almeno per le evidenze che ho visto. Poi verranno fuori cose nuove, ne riparleremo. Credo che l'aspetto essenziale è, fatti salve le verifiche sul fatto che non ci siano danni per la salute, mi sembra che questa sia la situazione per ora, il vero punto è che ce ne facciamo? Il 5G è un cambio, tutti dicono, un cambio radicale, perché cambia un po' di dinamiche nell'uso delle reti mobili. Cioè, le reti mobili sono nate nel 95, io ho un numero 335 con 6 cifre che comincia per 2, quindi ho un numero che mi è stato dato a giugno del 95, uno dei primi. E avevano di quei Nokia tipo gelatoni che probabilmente nessuno di qui ricorda, forse no, qualcuno ricordo, ricorda. Sì. E per cosa lo usavamo quel telefono? Quel telefono era uno strumento di comunicazione vocale. Se chi si ricorda di quei tempi, si ricorda che l'SMS, che è nato per errore, a proposito del prevedere, l'SMS era nato come strumento di comunicazione tra i tecnici, insomma, non era pensato per l'utilizzo dell'utente finale. L'SMS ancora non lo usava nessuno, e mi ricordo che sul mio Nokia non era abilitato, c'era, avevo letto, ma non funzionava. E quello era un telefono senza fili. Quello che è successo in realtà già prima dell'iPhone, poi i tecnici lo sanno, il pubblico no, ma i primi veri smartphone sono venuti fuori a fine anni 90, primi anni 2000, quello che è successo è che il telefono si è trasformato in un computer. E un computer, per sua definizione, fa qualunque cosa i programmi caricati a bordo lo gli fanno fare. Quindi è uno strumento di uso generale. È da allora che è cominciata la rivoluzione, e che non ha fine, perché ogni giorno sentiamo cose nuove, vediamo cose nuove. E quello che accadde nel 2007 con l'iPhone fu la genialata di Steve Jobs e della Apple, fu capire che l'interazione tra un essere umano e uno smartphone doveva essere fatta su parametri, su modalità diverse, su paradigmi diversi rispetto all'interazione che c'è tra un uomo e un computer. Sugli smartphone di prima l'interfaccia era sostanzialmente più vicina a quella delle finestre del nostro personal computer, e lui, quando fece quella sua presentazione col dito, scrollò sui nomi della rubrica, tutti rimanemmo a bocca aperta, perché lui aveva intuito che bisognava cambiare il modo di interagire col telefono, sì, con questo coso. Che cosa ci si può fare? Questo, adesso che sia Apple o Samsung, quello che volete, indipendentemente dalla marca, questo è un computer che ogni giorno diventa sempre più potente, sempre più connesso. Quali sono le possibilità? Strabilianti, infinite. E c'è solo l'imbarazzo della scelta. Noi stiamo lavorando sull'agricoltura digitale. E che ci devi fare? Solo per spendere soldi? No.
far bene l'agricoltura, usare bene i campi, non sprecare le sementi, gestire bene i raccolti, togliere lavoro pesante. Quando noi ci lamentiamo di quei poveretti che muoiono nei campi a raccogliere i pomodori, ma se noi avessimo sistemi automatici per raccogliere, per eliminare quel lavoro, dovremmo farlo subito. Altro che lavoro che si perde. Poi, questo è un tema che secondo me affrontiamo perché è importante. Allora, le possibilità sono enormi. E ciò che di base il 5G ci porta è ancora maggiore capacità di comunicazione, è un sistema di distribuzione di informazioni sempre più efficiente, quindi sono caratteristiche tecnologiche che però abilitano una marea di nuovi servizi, in particolare quello che si chiama IoT, cioè il fatto che qualunque oggetto a questo punto può interagire col resto della rete ed essere molto più, diciamo, intelligente. Noi già anni fa facemmo, per esempio, dei sistemi appunto di intelligent farming per curare bene le viti. Uno dice, curare bene le viti. Quanto vale un vitigno di Brunello di Montalcino? Se siete a Montalcino, ogni volta che ci passa, alla fine è un cucuzzoletto. Quello è. Vale quanti migliaia, quante decine, centinaia di milioni di export, soprattutto quanto è buono, a parte tutto. Quanto vale una di quelle vitigni? Piuttosto che, pensiamo alla sanità, il fatto che posso monitorare un paziente, sapere esattamente cosa sta succedendo. Sono già diversi casi in cui tramite smartwatch si riesce a catturare, si riescono a catturare situazioni di, non so, i medici lo userebbero le parole corrette, ma di problemi cardiaci, per cui si riesce a anticipare l'accadere di particolari, di eventi negativi. Allora, quante saranno le applicazioni nuove? Boh, e chi lo sa? Secondo me chi parla a sproposito e dice di tutto di più lo fa così, facendo un po' il futuribile, il futurista, non so come dire. È indubbio che le tecnologie nuove sono talmente pervasive e dirompenti per cui si apriranno nuovi scenari, cose che magari oggi non sappiamo ancora bene. Quali saranno? Non lo so. Certo, ci vuole responsabilità, non li so tutti, insomma, un po' sì, ovviamente. Qualcosa sì, direi, visto però, anche il lavoro che fa. Però il punto qual è? Che dobbiamo avere un atteggiamento positivo. Noi stiamo creando i presupposti, se vogliamo, per arricchire la vita dell'uomo, non soltanto per appesantirla, per controllarla. Abbiamo sempre questa visione un pochettino cupa. Non è così, anche perché poi faccio sempre una domanda quando vado ai seminari. Va bene, d'accordo, adesso vi pago 1.000 euro, datemi il mio smartphone e però adesso usate il Nokia 2110 del 1995, da adesso in avanti. Chi è disponibile? Non credo. Sì, però non è che prendi 1.000 euro e poi di nascosto... Non è che prendi 1.000 euro e poi di nascosto lo riusi. No, dico, sul serio, da adesso in avanti non lo usate più. Di solito non alza la mano nessuno, adesso non so se qui c'è qualcuno che può provocare, ma non succede nessuno, mai. Perché? Perché poi sappiamo benissimo qual è il vantaggio, no? Io sono mio figlio che vive negli Stati Uniti, io mi ricordo la prima volta che andai negli Stati Uniti nell'86, che arrivai all'aeroporto di New York e con le chiamate collect call, perché là non c'erano i gettoni ovviamente, chiamai mia mamma per dirle guarda che sono arrivato, io ero ansioso, lei è più ansiosa di me. E il mio terrore è che mia mamma, sentendo l'operatore inglese che gli chiede do you collect the call, non sapesse dire yes. Quindi l'avevo detto, mi raccomando, se senti una voce inglese, tu di yes, non sai cosa vuol dire, ma tu di yes. E quindi mia mamma disse yes. E quindi disse, mamma, sono arrivato, sono atterrato. Cioè, oggi c'ho mio figlio in America, faccio una video call, dico, che stai facendo? Dice, guarda, l'altro giorno c'era... Devo preparare il ragù che vengono i miei amici americani, mi passi la mamma, si sono messi lì, hanno cucinato insieme. Uno sta a Stamford, Connecticut, mia moglie in Brianza, hanno passato 2 ore però insieme. Però il ragù l'ha mangiato lui, lei non l'ha mangiato, però il ragù l'hanno fatto insieme, ma se l'ha mangiato lui in America. Però devo dire la verità, poi mi hanno detto, perché poi sono andato a trovare gli amici americani, hanno detto, no, è stato bravo. Però, ecco, cioè, socialità nuova, mia moglie, no, è chiaro che avere il figlio lontano non è piacevole. Abbiamo passato 2 ore a ridere e scherzare con quello là che stava lì con la cipolla a lavorare, no? La mamma che diceva, ma cosa combini con la... È un nuovo modo, e questo è un esempio stupido che vi faccio, ma
questo tipo di socialità. Quindi lei vede, e poi andiamo invece sul lavoro, lei vede di più questo versante che dobbiamo ricordarci della socialità rispetto all'altro versante invece un po' dell'isolamento che a volte si vede. Ma no? Sì, tutti ma soli, cioè, ci sono quelle foto, fanno vedere come si chiama? Sono fatte apposta, i pendolari, i pendolari negli Stati Uniti sui treni degli anni 50, tutti col giornale così e si vedono queste file di gente col giornale così. Allora io non voglio minimizzare, che è ovvio che il digitale è talmente pervasivo, è talmente coinvolgente per cui la scala è diversa. Però è anche, per esempio, tramite il digitale si parla, col giornale aperto non si parla, no? Con questo si interagisce. Allora io tenderei a dire, al di là che per necessità non ne possiamo fare a meno, ma per virtù troviamo il modo di valorizzarlo in positivo? Per le grandi opportunità che offre, anziché sempre essere appesantiti dalla paura dei rischi. Quindi dobbiamo guardare in questo modo, chiaramente ci dice il professor Fuggetta, dopodiché io dico a tutti voi, leggere il giornale fa benissimo, non è vero niente qui sopra, che sia ben chiara questa cosa, perché fa riflettere anche tanto, comunque le posso dire scorrere questo. Col dito tutto quanto. Comunque le posso dire questo, io qui sopra sono abbonato a 10 quotidiani. Ah beh, vedi, qualcosa ancora serviamo, molto bene. Allora, io le volevo chiedere appunto poi, oltre a questa cosa appunto del 5G e del, abbiamo detto anche di Internet delle cose, che insomma siamo via via, ci avviamo già da anni, ma forse presto in modo anche un po' più importante, verso un'automazione sempre più forte. Lei parlava di lavoro prima dicendo ma possiamo togliere del lavoro pesante e dei lavori difficili attraverso queste novità. Vedo che è un po' però distratto disegno che... Ah, ecco. Ma la invidio perché vorrei fare quelle cose lì, non sono capace. Vedi che però c'è ancora un po' di analogico qua che attrae, certo. E che toglie, deconcentra. Cos'è? Ci dici qualcosa? Dopo, va bene. Allora, dicevo, andiamo verso l'automazione. Il lavoro che cambia, andiamo verso l'automazione. Su questo piano, lei che cosa vede, non come futurologo, ma in base anche alla sua esperienza rispetto all'innovazione e il lavoro che state facendo? Io vedo che ci mancano le persone e si fa fatica a assumere. E che in questo paese stiamo vivendo in una bolla mediatica che ci sta confondendo le idee. Questa bolla mediatica è fatta di due pezzi. Primo pezzo, si parla dell'Italia come se fosse un tutt'uno omogeneo e non è così. E potrei dire, ahimè, io ho origini meridionali, i miei genitori arrivarono a Milano 2 mesi prima che nascessi io, quindi sono un milanese per sbaglio. Per un pelo, diciamo. Per un pelo. è chiaro che se voi prendete, c'è una bellissima cartina dell'OCSE che fa vedere quello che è il prodotto interno lordo pro capita a parità di potere d'acquisto per i vari paesi europei. E lo fa vedere in percentuale rispetto alla media europea. Allora, se prendete l'Italia, rispetto alla media europea siamo sotto. Quali sono i paesi in testa? L'Austria, più della Germania, perché la Germania c'è anche la Germania Est, l'Olanda, non mi ricordo più se la Danimarca forse, sono quelle che producono di più pro capita, quindi sono le nazioni più ricche. Adesso per semplificare. Poi prendete la stessa cartina e la portate a livello regionale. E cosa vedete? Che il Trentino, la Lombardia sono ai livelli delle più ricche regioni tedesche, della zona di Parigi, che è l'unica sopra la media di tutta la Francia. C'è un pochettino la regione di Grenoble, quindi al confine col Piemonte. E poi vedete un'Italia spaccata in due. C'è proprio il sud Italia, ahimè, che è a livelli di Grecia, Romania, i paesi dell'est, e il nord Italia, che con toni diversi fino al Trentino e alla Lombardia, è attaccato, chiamiamolo Sacro Romano Impero? Lo chiamano The Blue Banana, no? Una specie di arco noi che si va... preferisce Impero Austro-Ungarico, dire. Esattamente. Comunque parte più o meno dalla Emilia e arriva fino a Londra, passando da Belgio, Danimarca, Olanda.
No, prima questione, abbiamo realtà estremamente diverse e questo è un grandissimo guaio perché i problemi del lavoro che ci sono a Milano sono radicalmente diversi dalla mia Basilicata. Allo stesso tempo ci sono dei problemi che rimangono sul tavolo che non sono affrontati correttamente. Primo, che certi lavori scompaiano è un bene. Ieri ero a Domodossola a parlare agli studenti del liceo di queste tematiche e raccontavo di mio papà. Mio papà arrivò appunto contadino dal sud ed era manovale, non sapeva fare niente. Fu preso una piccola azienda, noi abitavamo in casa di Ringhiera, mia compagna di liceo qua si ricorda. La fabbrica sotto c'era l'officina dove lavorava mio papà e mio papà poi a un certo punto lo misero in sabbiera. Chi di voi sa cos'è la sabbiera? La sabbiera è quel luogo dove viene usato un getto di sabbia per levigare i prodotti della fonderia e quindi togliere tutti gli sbuffi di metallo. Credo che sono dei posti più cancerogeni e insalubri che esista su questo pianeta. Mio papà è morto di edema polmonare, non so se per quello perché fumava, di sicuro non gli ha fatto bene. Qualche giorno fa sono morto, mio papà è morto nel 2005 e queste cose accadevano negli anni 70. Qualche giorno fa sono mica morti quattro operai dentro una sì. Noi non dovremmo porci il problema del fatto che questi lavori spariscano. Noi dovremmo porci il problema perché non sono spariti prima. Perché non sono spariti prima? Perché c'è gente che muore o fa delle vite terribili. Quando si parla i robot sostituiranno dipendenti di Amazon nei magazzini. Ma magari. Ma che vita fanno questi signori? Poveri, a spostare roba. Allora, primo, quindi, certi lavori speriamo che spariscano il più presto possibile. E uno dice, che fa la gente? Tutti gli studi che ho visto dicono che alla fine di questa transizione ci saranno più posti di lavoro di quelli che perdiamo. Allora, i veri problemi sono due. Uno, che il lavoro cambia e meno male che cambia. Due, che il vero problema più che il regime sarà il transitorio, cioè come accompagniamo il cambiamento della forza lavoro, soprattutto di quelli che sono già nel mercato del lavoro, che quel lavoro nel bene e nel male lo perderanno o comunque faranno più fatica a restare sul posto di lavoro, ma complessivamente, se io guardo per esempio la mia esperienza, noi facciamo fatica ad assumere e non è più vero che gli stipendi sono da fame. Io ho 135 dipendenti, tutti assunti a tempo indeterminato, abbiamo benefit aziendali, si fa fatica, perché all'estero li pagano di più e io non ce la faccio perché i nostri ricavi sono ancora troppo bassi, ma insomma, in Italia e non tutti quanti nel nostro settore. Allora, il vero problema è come gestiamo questa trasformazione, come accompagniamo questa trasformazione. Per certi versi ben venga, per altri versi quando sarà completato più avanzerà e più ci sarà bisogno di nuove professioni, allora qui dobbiamo avere anche qui un atteggiamento attivo. Il Politecnico ha chiuso la sua sede di Como. Io non sono mai stato un fan delle sedi decentrate dell'università, perché secondo me bisogna fare un'università nuova, questo sì, in Italia abbiamo poche università. Anziché fare sedi decentrate facciamo università nuove, che è quello che serve per far studiare i nostri ragazzi. Abbiamo pochi laureati, ahimè. E quando sento dire, non c'è lavoro per tutti i laureati che facciamo. E chi lo fa questo lavoro? Chi lo crea questo lavoro? I non laureati. Cioè, il lavoro di maggiore qualità per i laureati, chi lo creerà? I diplomati di terza media. Quindi è un gatto che si morde la coda. Ma a parte questo, a Como, che è il centro di un distretto da 8 miliardi di fatturato, 10, non so quanto sia il tessile, abbiamo chiuso la facoltà di ingegneria perché andavano tutti a legge. Stiamo parlando 100 a 10 il rapporto, forse di più. E ci lamentiamo che abbiamo tante cause, e tutti stiamo, per carità, io ho tre avvocati che aiutano me, quindi sono persone assolutamente necessarie, è una questione di proporzioni. Cioè, è possibile che nel nostro paese
ci sia questa proporzione, sproporzione tra gli studi negli studi che fanno i nostri ragazzi, per cui dopo è ovvio che abbiamo un sovrappiù di persone in certi settori e poi non riusciamo a coprire i bisogni che hanno le imprese. Allora, il tema del lavoro va affrontato, secondo me, in maniera razionale, cercando di, da un lato, eliminare certi miti e certe fanfaluche, e dall'altro pensando che è indubbio, c'è una trasformazione in atto. Trasformazione vuol dire cambiare. Vuol dire che quello si faceva prima, non si fa più dopo. Quando ero ragazzo, passava l'ombrelè, non so come si dice in Trentino, ombrelè, ombrelai. Tu Alessandra, che sei stata sia a Milano che a Trento, ti ricorderai, passava l'ombrellaio. Adesso non c'è più, perché i tempi sono cambiati. Ai miei tempi, io adesso vado dall'osteopata perché grazie al mouse c'ho sempre male al braccio, ai miei tempi c'era l'osteopata. Boh, mai sentito, guadagna più di me. Oggi abbiamo l'estetista e quella che fa le unghie. Mia mamma credo che tuttora non sappia cosa sia, perché a quei tempi non c'era. Leggere il libro di Marco Moretti, La geografia del lavoro, un libro, un professore a Berkeley, bravissimo, spiega che il lavoro cambia, che non c'è soltanto poi l'ingegnere elettronico, ma ci sono anche tanti altri lavori. Il punto è che possiamo fare due cose. O diciamo, no, non deve cambiare, abbiamo bisogno dei lavori vecchi, compreso mio papà in Sabbiera, oppure diciamo, no, il lavoro cambia, per fortuna, attrezziamoci per cogliere questa sfida e valorizzare questa opportunità. Professore, è una questione di cultura, cioè una cultura che ancora non è sufficientemente forte nell'imprimere questi cambiamenti, o è una questione anche di carattere, cioè lei vede degli aspetti per cui gli italiani in qualche modo fanno più fatica rispetto ai popoli di cui mi parlava prima, quelli magari tedeschi, mi ha detto sì, tedeschi, ma però c'è anche la parte dell'est. Quindi allora la domanda è sempre, è di cultura o di carattere un po' questa cosa? Perché è decisivo poi, no? Perché secondo me è un problema di inclusione e leadership. E faccio un esempio. Io dirigo un centro di innovazione, ma sicuro che fare i cambiamenti dentro il mio centro di innovazione non è facile. Perché quando vado dai miei ingegneri e dico adesso facciamo una cosa, facciamo diversa, anche loro... Quando gli hanno detto della mail, no? Un po'... Io stesso, no? Quindi tutti di fronte a una cosa nuova, la prima reazione dice no, dai, perché ho sempre fatto... Allora, il punto qual è? A un certo punto ci vuole qualcuno che dice no, ti spiego quali sono i vantaggi, ti spiego tra l'altro i rischi di non far niente, te lo faccio capire, studiamo insieme qual è il percorso che dobbiamo prendere. Quindi non ti dico semplicemente arrangiati, insieme capiamo quello che dobbiamo fare, però adesso lo dico io, si fa. Leadership, inclusione, faccio in modo che tutti siano a bordo, quindi mi preoccupo che anche chi fa più fatica e chi è, sia coinvolto in questo percorso. Il nostro paese manca di leadership e manca di inclusione. E quindi di fronte a queste cose che succede? La paura prevale. Abbiamo bisogno di leadership e di inclusione. Quindi una cosa questa che otterremo quando certamente sento, da una grande diffusione culturale e politica. Quando io sento che i primi che propongono leggi contro internet, che tra l'altro sono inapplicabili, che parlano del digitale sempre in maniera negativa, sono di tutti gli schieramenti, non ci sono differenze, chi più chi meno, sono i rappresentanti politici, e uno dice, è il cittadino come dovrebbe reagire? Chiaro che se i nostri leader... o la gran parte, o molti, o una fetta importante dei nostri leader racconta, fa vedere che questo è il mondo dei problemi, dei rischi, dei pericoli, e noi come dobbiamo sentirci? E da parte degli imprenditori, delle imprese, dell'industria, quanta disponibilità c'è? Dove lì c'è da giocarsi anche la leadership realmente sul campo, poi c'è una disponibilità o si fa fatica anche con le imprese? Questo è un altro bellissimo tema. Anche perché io sto imparando molto, devo dire che avevo delle idee e pian piano le sto cambiando perché mi accorgo che... Io ho sempre pensato che uno dei problemi principali dell'industria italiana sia il nanismo, cioè che le aziende sono troppo piccole. E se facciamo i confronti rispetto alle aziende europee, le tedesche per esempio, ma non solo, ai francesi,
Noi abbiamo aziende mediamente, anzi, non mediamente piccole, mediamente nano. Cioè le aziende che fanno ricca l'Italia sono qualche migliaio, per il resto poi c'è un pulviscolo di piccole imprese che più o meno lavorano. E io pensavo, insomma, per investire, per fare ricerca, per acquisire queste tecnologie è necessario avere aziende grandi. Questo è vero, mediamente vero, se uno va a vedere statistiche, insomma, c'è poco da fare. Le aziende che poi crescono, che quindi hanno più risorse da investire anche nella retribuzione delle persone, nel welfare, nella ricerca e sviluppo, insomma, è chiaro che più grande sei, ci sono altri rischi, altri problemi, però vuol dire che anche mediamente hai più risorse. Io mi sto accorgendo però di un'altra cosa importante. Un elemento vitale che spinge le aziende e le accompagna nei percorsi di innovazione è la concorrenza. E faccio un esempio. Nel 2005-2006 io insegnavo al Polo di Como del Politecnico e con il mio preside d'allora andammo in giro a visitare un po' di imprese, ci andavamo periodicamente per incontrare gli imprenditori, sentire cosa dicevano. Appunto lì c'è il grande settore, uno dei grandi settori è il tessile, e mi ricordo chiaramente due aziende, non mi ricordo i nomi e non li farei comunque, però mi ricordo dove erano, perché c'ho questo flash, no, visivo. Due aziende medio-piccole, 20-30 milioni, lì ce ne sono tantissime e lavorano tutte in filiera, cioè chi prende la... Adesso poi è un po' cambiato, perché la seta arriva già lavorata dalla Cina o da altri paesi, però insomma c'era chi riceveva la seta, chi la faceva, come si chiamava, cardatura, non mi ricordo più, chi faceva tutta l'attività di miglioramento del tessuto e poi chi lo tesseva, chi stampava, e poi c'era confezionista. Adesso nel corso degli anni, non è il mio mestiere, però sento i miei colleghi, mi dicono che è cambiato molto e quindi adesso funziona in maniera diversa. Ma nel 2005 mi ricordo di incontrare queste due aziende. La prima era un'azienda che stampava, quindi stampava la seta per i confezionisti, quindi era all'interno di una filiera locale. Lì si attraversa il tipico distretto italiano, attraverso la strada, ti fa questa roba. E lui mi disse, io sto innovando. E dico, bene, cosa sta facendo? Ho comprato una stampante nuova, che stampa più veloce e costa di meno. Quindi, qual è l'innovazione? Comprare la stampante nuova, che tra l'altro così faccio vedere al mio vicino che ho la stampante più grossa. Costo meno e quindi interagisco meglio sul costo col mio vicino. Poi andai da un altro che era invece, faceva le confezioni per le grandi case di moda. Questo mi disse, 2005, e io ho tutto il magazzino su internet per farlo vedere in tempo reale ai miei clienti. 2005. Ma lo facesse oggi il 10% delle aziende, 50-20% della roba, sono rimasto, dico, complimenti. Mi disse, beh, sa professore, o faccio così o Yves Saint Laurent va da un altro. E io ho imparato una gran lezione. Adesso stiamo lavorando con un'azienda che fa 10 milioni di euro di fatturato e con Enel che fa 90 miliardi di fatturato. Enel innova perché è una grande azienda internazionale, questa di 10 milioni innova perché sta nelle catene globali del valore, compete a livello internazionale. Adesso porteremo sul mercato a breve un prodotto biomedicale innovativo che ha fatto un'azienda da 10 milioni di euro di fatturato. Quindi piccola, per gli standard europei, microscopica. Allora, cosa conta? La cultura dell'imprenditore? Sì. La voglia di innovare? Sì. C'è poco da fare. Se sei esposto alla concorrenza devi darti da fare. O ti dai da fare o sei fatto. E più noi tuteliamo monopoli, situazioni di privilegio, più rendiamo inutile, irrilevante, poco importante l'innovazione e quindi l'adozione di nuove tecnologie. E questo sul lungo periodo ci fa solo che male, perché tanto poi le cose accadono comunque. Allora, ho visto che è finito lo spazio a disposizione. No, c'è sempre spazio lì. È una pagina virtuale, si allunga, è digitale, si allunga. Allora, un'altra domanda la faccio intanto, perché sì. Il professore ha messo in luce una cosa importante, chiaramente, che è anche sul piano del digitale, dell'innovazione, questa grande partita
della paura cavalcata da chi, insomma, poi magari in politica dovrebbe essere il punto propulsore, la leadership che fa sì che poi si vada sempre più fortemente avanti da questa parte. La domanda che io faccio è, però, faccio la parte un po' di quelli che non che la cavalcano la paura, ma che comunque tengono in considerazione che c'è, però ci sono tante cose a volte, no, che ci creano dei punti interrogativi, e senza entrare sul piano ma come sarà quando ci sarà la guida autonoma, come sarà quando avremo dei robot sempre più avanzati, eccetera, semplicemente anche su altri piani, ma quanto di ciò che facciamo è controllato ed è controllabile, ad esempio, sono delle paure che esistono, che si corrono, eccetera. Non bisogna proprio avere nessuna paura, o c'è qualcosa, insomma, che è anche giusto un po' tenere in considerazione? Io devo dire che più che la paura, cioè più che la paura, ciò che mi fa spavento, adesso non so se posso dare questo gioco di parole, è la banalizzazione. Banalizzazione. Per esempio, la democrazia digitale, cioè che tutto si può fare su internet votando. Tecnicamente ci sono dei rischi spaventosi. Si sottovaluta qual è l'elaborazione politica che è necessaria, e lo dice uno. Io ho fatto il consigliere di zona quando ero ragazzo, però insomma qualcosina ho capito. Insomma, non funziona. Cioè, non ci sono. Dire che si può far tutto con la democrazia diretta, col voto elettronico, è una banalizzazione stupida. Adesso, per esempio, c'è tutta questa storia della guida autonoma. Guida autonoma, ho letto una apposta, cioè. Sì, ho letto, tra l'altro c'è una macchina con guida autonoma di livello 2, adesso quando sono venuto su ho messo l'autopilot, quindi tengo le mani sul volante, però per esempio controllo l'antisbandata, quindi ci sono tante cose assolutamente utili, ma la guida autonoma di livello 5, quello per cui io dormo e lui guida, tipo, penso, ricorda i pronipoti, no? I cartoni animati, quando eravamo ragazzi. Il contrario degli antenati, no? Io spero che mio figlio la veda, perché secondo me ce ne vuol di tempo. Oggi dove si stanno facendo le prove? Su circuiti, fatti in California, chi è stato in California? Autostrade a 3-6 corsie, incroci canalizzati, fategli girare il centro di Trento. Allora, non arriva domani mattina la guida autonoma, ma manco per niente. Ci vorrà ancora tempo. Poi, quella di livello 5, quella veramente autonoma. Poi, i sistemi di assistenza alla guida sono splendidi, utilissimi. Per esempio, la frenata di emergenza, tutte queste cose sono. Ma continuare a dire che domani mattina facciamo la guida autonoma serve semplicemente a instillare dubbi, aspettative, paure, illusioni, che secondo me sono eccessive. Perché? Perché c'è ancora una marea di lavoro da fare. Ma banalmente, dal punto di vista civilistico, di chi è la responsabilità? Come funziona l'assicurazione? Entriamo nel campo anche poi giuridico e anche etico. Ma c'è un bellissimo articolo di un professore emerito di robotica all'MIT che dice come implementeremo nella guida autonoma gli sguardi tra conducenti e pedoni ad un incrocio. E lo dice un informatico che c'ha. Io vado in giro con tre cose digitali, ma è vero. Cioè, fa vedere un esempio, uno c'è l'incrocio, quello di Tokyo famoso che è il più trafficato del mondo, e un altro di una città di, non ricordo se San Francisco o cosa. Dice, poi non so se sapete qual è la regola degli incroci americani. No, ce la dica professore, perché magari qualcuno. Allora, la regola degli incroci americani, in un incrocio, noi c'è la regola dalla destra, non bisogna dare la precedenza a destra, la regola degli incroci americani, il primo che arriva è il primo che passa. Quindi, quando si arriva a un incrocio, bisogna guardare qual è l'ordine in cui si è arrivati, e in base all'ordine in cui si è arrivati, si parte. Ve lo implementate su un calcolatore, sta cosa. Io voglio, cioè, allora, però mi sembra più semplice che non riuscire ad esaminare gli sguardi, analizzarli e riprodurli. E tutto mi si basa su quello, anche, perché quando si arriva insieme, dice, poi c'è lo sguardo del tipo, parte, non parte, prego parte, signora, parte. Passi, no? Perché si fa così. Allora, quello che a me fa più paura e terrorizza è la banalizzazione, che o semplifica o demonizza.
e ci fa perdere le occasioni o ci fa sembrare come angoscianti ciò che invece può essere una cosa positiva. Per esempio, il guida autonomo livello 2 o 3, quanti incidenti può eliminare? Tantissimi. Ecco, allora secondo me queste sono le cose contro cui combattere. Più che le prospettive future, ripeto, la demonizzazione e soprattutto la banalizzazione, il pensare che certe cose si possono fare come se niente fosse, cioè in maniera gratuita nel senso non che costi poco, ma senza sforzo, no? Così immediato. E invece serve progettualità, responsabilità, leadership, lavoro, investimento. Allora tutto questo ci permette di trasformare queste tecnologie in grandissime opportunità di occasioni di sviluppo. La banalizzazione ci fa o sottovalutare i problemi, perdere tempo, perdere soldi, ma non ci porta da nessuna parte. Allora, su queste parole io sarei più che soddisfatto come visione di prospettiva, riuscire a superare ed evitare qualsiasi banalizzazione. Chiedo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, una domanda al professore, prego. Se può parlare un po' forte, sì, perché... Ecco. Che è stato dedicato alla sperimentazione dell'auto senza conducente, per cui sì, sarà distante, però non così distante. E un'altra cosa è che è vero che bisogna sempre più specializzarsi nel lavoro, ma è anche vero che difficilmente aziende trovano operai specializzati, per cui in un ente di formazione che fa capo sempre alla mia città ci sono le aziende e le ditte di selezione del personale che aspettano che si diplomino questi ragazzi che sono assolutamente operai specializzati. Grazie per queste domande. E l'ultima cosa, scusi, no, perché poi chiudo, me le dimentico. È l'ikikomori. Come? L'ikikomori, che è questa sindrome riconosciuta in Giappone, ma che purtroppo vede anche molti casi. Nella mia città sono già 26 casi di sindrome di ikikomori, che sono quei ragazzi che fanno un uso smodato di questa tecnologia e che tale uso li rinchiude nelle stanze. Abbiamo un ragazzo, ad esempio, che è chiuso in camera sua da 2 anni e sono casi difficilmente recuperabili, per cui assolutamente la tecnologia, assolutamente che venga insegnato l'utilizzo cosciente e corretto fin dalla più tenera età. Ah, io mi sono segnate le domande, casomai magari sentiamo anche qualche altra domanda e poi le ripropongo. C'è qualcun altro? Eccola. Io volevo farle un'osservazione che è questa. Abbiamo sentito appunto la potenza che porta il mondo del digitale, però una domanda volevo farle questo, il mondo delle relazioni, cioè il mondo della sintesi delle cose, come può essere fatto? E lo dico perché io per esempio faccio il geologo, ieri ho preso 3 miei collaboratori, ciao carissimo, ciao, 3 miei collaboratori, i quali sono bravissimi, lavorano al computer, usano le tecniche più sofisticate a livello proprio internazionale, nel campo dell'interpretazione del territorio e sue deformazioni, eccetera. Stavano lavorando sul computer, arrivando a certe delle conclusioni. E me le sono portate in Valpassiria, siamo andati in macchina, non sapevano perché li portavo lì, siamo arrivati a vedere quello che stavamo studiando. E lì ho detto, ci siamo seduti, abbiamo guardato e abbiamo visto come nella realtà arrivare sul posto, guardare, discutere e parlare ha portato a cambiare anche le interpretazioni e osservazioni su quello che stavamo dicendo. E questo è dovuto proprio, c'è niente da fare, le dico guardi, abbiamo lavorato con le strumentazioni più sofisticate in questo campo, su questo però il sopralluogo, il guardare, il discutere tra persone ha trovato la soluzione. Grazie all'intervento, appunto direi se mi è permesso di 2 campi specifici completamente, il geologo è l'esperto della terra. Sono 4 temi però importanti. Però ci sono i legami, no? Chiaro, però uno è la terra, l'altro è proprio il sistema binario. Vediamo se c'è qualche altra domanda ancora, perché ecco qua, perché poi dopo facciamo un po' tutte le risposte. Buonasera a tutti. Buonasera. Io volevo chiedere al professore questo. Ci siamo detti in questi giorni, insomma anche oggi lei l'ha ricordato, che siamo in una trasformazione culturale.
in cui tutti quanti noi dobbiamo fare dei passi per riuscire a capire che cosa sta accadendo. Allora, lato pubblica amministrazione, no? Cioè, che cerca di far camminare i cittadini, portare i cittadini a conoscenze maggiori, cos'è che potrebbe fare, mettere in campo, organizzare strumenti, momenti? Non so, forse lei ha girato di più l'Italia, insomma, ha visto altre cose che ci sono in giro. Cos'è che un'amministrazione può inventarsi affinché questo tema della digitalizzazione arrivi ai cittadini? Noi facciamo fatica proprio a raggiungere i cittadini, organizziamo incontri di questo tipo, però rimane sempre questo gap tra chi, diciamo, ha già un po' del mestiere o comunque ha una certa curiosità e chi invece, come dire, è come se questa cosa non esistesse, non gli arriva neanche minimamente. Ecco, questo le chiedo, se può darci magari qualche indicazione su quelle che potrebbero essere le cose che mettiamo in campo noi come amministrazione per riuscire a far fare questi passi che sono assolutamente necessari, come lei ha detto. Grazie, grazie all'assessore Chiara Maule che è intervenuta. Abbiamo... Allora, professore, andiamo come preferisce penso lei, penso con l'ordine che preferisce. Andiamo in ordine. Lei ha fatto tre osservazioni. Tre cose, la prima, guida autonoma. Su guida autonoma. C'è un interessante articolo che è uscito poco tempo fa che dice sulla guida autonoma il vero problema non è il quando ma il dove. Cioè che ci siano applicazioni, un estremo facile da capire, per esempio i robot automatizzati che si muovono all'interno dei magazzini, no? Quello è facile. Però che ci siano dei casi dove la guida autonoma sarà possibile velocemente è indubbio. Sono quelli dove ci sono dei circuiti o delle zone che sono, per esempio, all'interno di impianti industriali, dove per esempio posso mettere anche della segnaletica particolare, della sensoristica. Se parliamo di guida autonoma in un tessuto urbano generico, quindi nel senso vero della parola, c'è chi dice che non succederà mai, c'è chi dice che ci vorrà molto tempo, perché, ripeto, il vero tema è qual è la struttura urbana. Cioè, se io ho, adesso facciamo un esempio, la Torino, che è tutta perpendicolare, come tante città americane, neanche tutte per la verità, oppure un grande tessuto urbano dove ho un sistema viario molto sistematico, molto regolare, è più facile. Centro di Roma o Milano è tutta, per non parlare di Città di Castello, adesso per dire primo nome fai della Paganella, insomma. Allora, il vero tema quindi è che il quando dipenderà molto dal dove, e che quindi la struttura urbana determinerà la facilità e la velocità con cui sarà possibile introdurre sistemi di automazione. Poi lei ha parlato... Della difficoltà di trovare operai specializzati. Allora, quando io ho detto di specializzazione, non intendevo semplicemente laureati. Per esempio, uno dei grandi problemi del nostro paese è la valorizzazione degli ITS. In Germania hanno gli ITS, che sono quei percorsi di specializzazione professionalizzante dopo la scuola media superiore. Gli ITS sono il backbone, la struttura portante dell'industria tedesca. In Italia funzionano da Dio, perché i ragazzi, noi siamo parte di alcuni ITS, non fanno in tempo a diplomarsi che trovano il lavoro, ce ne sono pochissimi. Quindi quando io parlavo di specializzazione non intendevo necessariamente la laurea, intendevo uno, specializzazione professionale, due, all'interno della laurea andare a studiare ciò che mi garantisce più facilmente un lavoro. Poi è chiaro che non è che tutti possiamo fare gli ingegneri, però c'è un tema di questo tipo. Quindi sono d'accordo con lei, gli ITS è una cosa che dovremmo assolutamente valorizzare e che stiamo invece... Poi c'è la patologia. Patologia è quello, sì, certo, ma in tutti i casi abbiamo l'esagerazione ovviamente arriva fino alla malattia, quindi questo non è il mestiere mio, io non mi sento di dire alcunché, posso immaginare che in situazioni estreme si arrivi a casi patologici, ma anche chi beve o chi... E questo però adesso io ripeto, non è il mio mestiere, non sono un sociologo, non sono un psicologo, e quindi non voglio dire stupidaggini, però io trovo per esempio importante il fatto che un genitore stia vicino al proprio figlio. Io portavo i miei figli a giocare a pallacanestro, all'oratorio, mentre lei da altre parti. Un programmino magari. No, io no. Stavamo insieme, no? A casa abbiamo
20, mia moglie fa l'insegnante, c'è anche lei il notebook, quindi voglio dire, ne abbiamo tra televisione, però i miei figli non hanno mai passato le ore chiusi in stanza, devo dire più per merito di mia moglie che per merito mio, perché lei è bravissima, ma è insegnante poi. È chiaro che bisogna avere un atteggiamento attento, così come una volta mio papà andava a guardare, come mi ricordava la mia amica Alessandra, con chi andavo in giro io, no? E lo stesso dobbiamo fare oggi su una scala. Quando dicevo serve più educazione, è questo, è uno strumento più potente e quindi ci sfida di più. Poi il geologo. Gli strumenti digitali sono un ausilio, assolutamente. Io uno dei grandi problemi che abbiamo noi informatici è trovare gli esperti di dominio con cui dialogare. Quindi quando noi facciamo dei team di progetto, normalmente la cosa più delicata è dire adesso ci metto l'informatico, l'elettronico, poi a seconda dell'applicazione chi è l'esperto di dominio? Perché deve essere qualcuno che conosce, sa, no, della materia di cui stiamo parlando. Chi racconta l'informatica come un sostituto del sapere in senso generalizzato dice una cretinata. L'informatica è uno strumento, è un luogo per, è un modo per valorizzare competenze, conoscenze, ma non per sostituirle. E quindi chi racconta queste cose è uno di quei banalizzatori che fanno solo male alla nostra società e al mondo dell'informatica. Le pubbliche amministrazioni. Cosa può inventarsi? Madonna, ieri c'era qua Luca Tias. Ad esempio, come City faccio? Smart Week, no? Smart City Week. Allora, io ho lavorato un po' con le pubbliche amministrazioni. Allora, la sua domanda, secondo me, ha due percorsi di risposta. La prima è cosa può fare la pubblica amministrazione per aiutare i cittadini a utilizzare in maniera più consapevole le tecnologie. E qui non è tanto il mio mestiere, non lo so se, per esempio, cose come la Smart Week sono sicuramente utili. Mi permetto, non so se è così, un pochettino devio dalla sua domanda, però c'è un tema, tra l'altro ne ho parlato spesso con Luca. Oggi parliamo tanto di servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, che è uno dei temi di voga, no? Dobbiamo fare servizi al cittadino, l'amministrazione deve diventare amica perché aiuta il cittadino. Io ogni tanto, lo dicevo anche a Diego Piacentini quando era commissario, ma se noi le facessimo sparire le pubbliche amministrazioni? Cioè ci ponessimo come obiettivo quello di dire che la pubblica amministrazione sparisce. E faccio un esempio. Poi lei mi dirà che questo l'avete già risolto perché so che qualcuno l'ha già iniziato a risolvere. Però è facile da capire e quindi in maniera didattica lo uso. Quando io partecipo a una gara, io come centro di ricerche, ho qualche caso devo andare a cercare il DURC, il documento unico di regolarità contributiva. Da chi viene dato? Dall'INPS. E quindi capita che il Ministero X, che bandisce la gara, chiede a me di fornire il documento che dice che pago regolarmente i contributi. Adesso in qualche caso l'abbiamo per fortuna automatizzato, però in alcuni casi succede quello che adesso dico. Come viene automatizzato? Come è stato, almeno la prima botta, come è stata fatta? Bene, anziché andare di persona, faccio un sito web all'INPS per scaricare il DURC, dopo che io lo prendo e lo do al Ministero. Ma perché devo farlo io? Esiste una norma Bassanini dal 1998. Bassanini tutta la volta lo ripete, che dice che un'amministrazione pubblica non deve chiedere un'informazione se già in possesso di qualche altra amministrazione dello Stato. Ma chiedilo tu all'INPS. Perché non glielo chiede? Perché i sistemi delle pubbliche amministrazioni non si parlano tra loro. Allora, io ho fatto litigate anche con precedenti rappresentanti del precedente governo, perché tutti quanti puntiamo sempre a fare le app, queste cose. Ho anche amabilmente discusso con Diego di queste cose. Perché? Perché sono quelle che vedono i cittadini e la politica vive anche di questo. Ma quale sarebbe il più grande vantaggio per il cittadino, per le imprese? Non ti rompo più le scatole. Io sono un'amministrazione intelligente, ci penso io a quello che serve, non ti disturbo più. I DURC, non deve neanche esistere il problema. Se l'INPS mette a disposizione, come credo stia facendo, mette a disposizione un API per cui il sistema del Ministero si aggancia e tira in automatico fuori il dato,
Non lo devi mica chiedere, anzi può fare anche dei controlli preventivi, by the way. Allora, io andrei a vedere di tutti i servizi che offre l'amministrazione pubblica, quanti sono servizi, cioè cose che servono, e quanti sono adempimenti. Facciamo un esempio. A me serve prenotare la visita dal cardiologo. Quello a me serve. C'è un servizio di prenotazioni integrato e un luogo unico dove trovo tutti i miei certificati? Quello mi serve. Il DURC non mi serve. A me serve a niente. Le dichiarazioni antimafia a me non servono. E io non so quante ne firmo tutti i giorni. Con su scritto responsabilità penale, che uno dice, sai che c'è, mettetemi in galera subito e non se ne parla più. Per esempio, tutte queste cose per partecipare a una gara con le aziende pubbliche bisogna dichiarare fino al sesto livello di parentela che io, tutti i miei parenti, tutti i membri del CDA... Lei ha ragione, però sta mettendo in piedi tutta una questione su una legislazione, la povera assessora mi rimane schiacciata da una questione di carattere burocratico mondiale. Ma adesso arrivo al punto, chiedo scusa se lo prendo da lontano. Io devo dichiarare tutte queste cose per dire che nessuno lavora con l'amministrazione pubblica. Ma lo sai già tu se lavoro con l'amministrazione pubblica. Allora, io quello che farei è impegnerei le amministrazioni pubbliche a dire cosa posso togliere ai miei cittadini invece che dare? In quale pensiero gli tolgo? Io lavoro per togliervi i pensieri. E d'ora in poi avrete più tempo per farvi i fatti vostri. Allora... prima di lasciarvi andare, io direi che Sara Serravalle, ma è curioso, professore, di capire che cosa ha fatto. Ce lo spieghi un po'? Ci fai vedere, ce lo spieghi? Ma io semplicemente ho sintetizzato... No, ma veramente, stai facendo? Dai, Sara. Allora. Io sinceramente ho semplicemente sintetizzato un po' quello che voi avete raccontato. L'idea è quella di tenere tutto su una stessa pagina, perché sia facile mettere in relazione i concetti, e perché attraverso le immagini un po' si fissino di più nella memoria di chi è stato qua ad ascoltare. E così. Ce la digitalizza, professore? Sì, digitalizza, è facile. Mi faccio una foto analogica, la tutto. Ecco. Bravo. Allora, grazie professor Fuggetta, grazie Sara, grazie a tutti voi. Scusate, vi ricordo l'ultimo appuntamento con i protagonisti digitali. Domani pomeriggio c'è Anna Marino che parlerà proprio dei lavori di domani, quindi un tema che abbiamo affrontato anche oggi. E alle ore 19 c'è l'aperitivo digitale in sala 1 al Villaggio Digitale, sempre con Alfonso Fuggetta.